situazione simile è molto impegnativa perché c'è tutta la fase preparatoria, ma soprattutto in questa settimana si tratta di sapere e poter organizzare al top quello che è il torneo e le attività collaterali, quindi l'accoglienza agli ospiti che sono venuti qui in Sardegna da noi. E mi permetta di dire questo, che non conoscevate i Vigili del Fuoco in scarpette e pantaloncini. Non è solo questo, perché il Vigile del Fuoco, per essere prestante nell'intervento, per portare il soccorso nel migliore dei modi alla popolazione, deve essere anche atleticamente preparato. E fra le varie discipline non c'è solo il calcio a 5 e il calcio a 11, abbiamo la pesistica, abbiamo la pallavolo, sono diverse le manifestazioni nelle quali il corpo nazionale si presenta come sport. Prendono il via le finali di questa 11ª edizione dei campionati nazionali di calcio a 5 dedicata ai Vigili del Fuoco. In campo per la finale, terzo e quarto posto, il Lazio contro la Lombardia. Ragazzi si sono comportati bene tutto il campionato, tutto l'anno ci hanno messo impegno, allenamenti, purtroppo stamattina avendo perso i rigori, la qualificazione alla finale, tutto quello che era la carica emotiva, l'adrenalina è andata un po' a scemare, sono entrati così senza testa, anche se abbiamo cercato di dargli le motivazioni, comunque onore ai vincitori, hanno giocato tutti bene, come avete visto c'era un po' di tensione, però la cosa è finita bene, sono andati via tutti abbracciati. E quindi niente, siamo contenti così comunque di essere stati in questo posto meraviglioso, che è la vostra terra. Si chiama Lombardia, ma effettivamente i ragazzi sono di tutte le regioni d'Italia, perché come ben sapete, a causa di trasferimenti e particolari esigenze di servizio, noi abbiamo quasi completamente il personale che arriva da tutta Italia e di conseguenza le selezioni le facciamo da questi ragazzi. In questo caso abbiamo tre che fanno parte dell'ossatura della squadra, perché sono ormai già da parecchi anni con noi, siamo felici di averli con noi perché sono tre buoni elementi e l'auspicio è che con i prossimi che arriveranno e sostituiranno loro ci siano comunque dei ragazzi allo stesso livello, alla stessa capacità tecnica per poterli sostituire dignitosamente. Sicuramente per noi pensavamo di poter arrivare anche un attimo più su, però poi essendo tutti Vigili del Fuoco ci sono le giornate che sono sorte, perché lavoriamo tutti, lo sapete meglio di noi insomma. E questo è il terzo anno che io sto con loro, abbiamo fatto un terzo posto in Sicilia, l'altro anno campione d'Italia, Sesti Levante, e quest'anno un altro terzo posto, e quindi per noi, per la regione è una cosa positiva. Siamo stati molto bene, l'unica cosa che non è andata bene è stato poco sole. Che è difficile in Sardegna che non ci sia. È proprio difficile, io sono anni che vengo e è la prima volta che trovo acqua e poco sole, quindi però va bene insomma. La finale, primo e secondo posto, vede di fronte la Liguria contro la Campania 1.
secondo con il parziale di 3-3 tra Liguria e Campania, si andrà ai calci di rigore. Risultato di 3-1 ai calci di rigore, 3-1 ai rigori che vanno a sommarsi ai tre gol messi a segno da entrambe le squadre in campo, quindi vince per 6-4. Devo dire la verità, noi non ci aspettavamo di arrivare in finale. Il nostro obiettivo sinceramente era quello di arrivare almeno nelle prime 8 e passare il turno eliminatorio. Poi dopo i ragazzi sono impegnati e sono riusciti ad arrivare a questa finale, dicendo anche battendo la Lombardia ai rigori, quindi la lotteria dei rigori. Stamattina è andata bene e oggi pomeriggio purtroppo ci ha detto male, però arrivare a perdere una finale a rigori, dico vabbè, ce l'abbiamo messa tutta. Devo dire che la mia, diciamo, carriera calcistica ne ho vinte tantissime anche ai rigori, quindi non posso dire niente di ciò, sono a credito con la fortuna, quindi non ho problemi. Soddisfazione enorme, è un'aggregazione di tutti i pompieri, questo ci rende veramente un favoloso gruppo di amici, ci divertiamo insieme, soffriamo insieme nelle calamità e questo è motivo di orgoglio di ritrovarci, diciamo, ogni anno a fare questo torneo, quindi non ci sono parole, ecco, voglio dire, la seconda volta che io come mister divento campione d'Italia, quindi motivo in più per essere ancora più contento. È stato riconosciuto da tutti i partecipanti che la scelta del comando di Cagliari non poteva essere più azzeccata. La struttura che ci ha ospitato è stata veramente, veramente all'altezza. L'unico neo, ma questo ovviamente non è colpa di nessuno perché abbiamo scelto insieme la data un anno fa, è stato il tempo. Però nel resto d'Italia credo che sia andato pure peggio, qui abbiamo avuto soltanto una pioggerellina. Io personalmente ci tenevo a fare una gran bella figura perché comunque sapevo l'importanza di questo campionato. Devo dare merito a questo successo, perché lo ritengo un successo, a tutto lo staff, tutto il nostro staff per quanto riguarda la struttura alberghiera, da ragazzi alla sala, al bar e a tutto ciò che riguarda cucina e organizzazione. E un grazie in particolare comunque ai Vigili del Fuoco che hanno scelto questa struttura per rappresentare al meglio la Sardegna. Noi riteniamo che questo sia veramente il canale più importante, la fidelizzazione col cliente all'interno della struttura e poi far trovare bene loro durante il soggiorno.
capo dei Vigili del Fuoco è a me molto caro, perché mio papà, che tra l'altro è scomparso da poco, era assolutamente uno di loro. Quindi da piccola sono abituata ai loro sacrifici, al loro impegno, e mi fa piacere essere qui oggi anche nel rappresentare la regione Sardegna, in particolar modo la Sardegna Promozionale, l'assessorato del turismo, perché abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa, perché per una settimana abbiamo promozionato veramente la parte più bella della Sardegna, quindi il lavoro dei Vigili del Fuoco, che è veramente di grande impegno e soprattutto molto prezioso nella nostra isola, ma soprattutto veramente una grande festa che ha coinvolto tutte le regioni d'Italia. Ospitato squadre provenienti da tutta Italia, quindi questa è una cosa già molto importante. In un periodo di bastagione in cui puntiamo sulle manifestazioni sportive, noi ci vogliamo caratterizzare con gli eventi sportivi, con eventi legati alla fruizione del nostro immenso patrimonio ambientale, per poter generare dei flussi anche importanti sicuramente con la bastagione. Tra l'altro, ecco, il nostro territorio fortunatamente al di là dei valori ambientali ospita anche strutture d'eccellenza e quindi in grado di rendere un buon servizio e una ottima accoglienza, ecco, anche nella bastagione. Tra l'altro, ecco, in questo caso ci sentiamo particolarmente vicini al Corpo dei Vigili del Fuoco per il servizio che svolgono, per quello che rappresentano, per la sicurezza che sono in grado di garantire ai cittadini, e in questo senso è un piacere che si aggiunge a quello di averli ospiti in questa occasione.